Controlli e accertamenti. Quali esistono? Analizziamo i quattro tipi di controlli. Secondo me a voi ve ne interessano un paio, però non analizziamo tutti. Partiamo da quello più leggero per andare a scalare. Quindi controllo automatico, ovviamente della dichiarazione dei redditi. Il controllo formale, la verifica fiscale e le indagini bancarie. Dopodiché vi spiego come funziona l'attività di accertamento, le tipologie e come funziona. Partiamo. Quindi controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. Come funziona? Funziona che tu sommi, diciamo così, in maniera errata tutti i vari redditi che hai percepito in un anno di imposta specifico, ipotizziamo nel 2020, l'anno scorso che devi dichiarare quest'anno, loro fanno tramite un algoritmo. Tutto un processo informatizzato e automatizzato, un controllo e te lo comunicano. Nel controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ci possono inserire tanti esempi, però questo è l'esempio più semplice, insomma, ci siamo capiti. Poi abbiamo il controllo formale della dichiarazione dei redditi. Cos'è sta roba qua? Ipotizziamo che nell'anno 2020 tu hai sostenuto una spesa medica, ok? La faccio semplice, no? Sulla persona fisica, ma si può applicare anche sull'azienda. In parte questo esempio non è applicabile, ovviamente, però ci intendiamo, seguimi bene. Ipotizziamo che nell'anno 2020 tu hai sostenuto una spesa medica di 3.000 euro, ok? Hai sostenuto questa spesa ed essendo deducibile te la sei dedotta dal reddito. L'Agenzia delle Entrate, in maniera gentile, perché sono gentili le lettere che ti mandano, sono gentili, potrebbe richiederti una formale documentazione che dimostri quello che hai sostenuto come spesa medica. Documentazione, la ricevuta del pagamento, il bonifico effettuato, può essere. Insomma, qualcosa che giustifichi quel costo. Stai calmo, che adesso arriviamo ai pezzi forti, controlli seri, però andiamo per gradi. Passiamo alla verifica fiscale. Allora, la verifica fiscale viene svolta dall'Agenzia delle Entrate, può essere svolta dalla Guardia di Finanza. E consiste nel verificare, quindi stiamo parlando già di ispezioni, di controlli approfonditi, di tutta una serie di operazioni. Quindi possono avere accesso a un controllo approfondito. Ti fanno sto controllo, ipotizziamo che vengano in azienda, va bene, per farla semplice, e il controllo come si conclude, diciamo così. C'è un processo di verbale di constatazione. Quindi si redige sto verbale in cui i verificatori ti tirano fuori tutti gli elementi, se vengono. Ragazzi, con qualcosa devono uscire fuori, ok? Quindi devono uscire fuori con qualcosa. Non lo so, ti trovano per intenderci, i lavoratori non in regola? E ovviamente in questo caso non è che se ne escono fuori con qualcosa. Se sono lavoratori non in regola, sono lavoratori non in regola. Però è solo per intenderci, ok? Non è che entriamo qui nello specifico di tutti i controlli di verifiche fiscali, eccetera, eccetera, è un riassunto. Il quarto tipo di controllo è l'indagine bancaria. Come funziona? Funziona che possono richiedere all'istituto di credito per un anno di imposta tutta una serie di richieste, quindi per esempio di movimentazioni. Tu hai un conto corrente presso quella banca lì, loro dicono: ascolta, di quel conto corrente lì mi fornisci tu banca tutta la documentazione delle movimentazioni, della giacenza media, il saldo, eccetera, eccetera. Ovviamente dalle movimentazioni si sanno tutti i prelievi, i versamenti, sa tutto, no? E se da queste operazioni bancarie dovesse uscire fuori qualcosa, l'Agenzia delle Entrate può chiederti spiegazioni. Questo sia che si tratta di una persona fisica, succede difficilmente, ma anche se si tratta di una persona fisica, soprattutto se si tratta di un'azienda. E quindi poi dopo scattano gli accertamenti, arriva la bestia feroce. Come funziona? Al termine di tutti i tipi di controlli di cui abbiamo parlato e altri ed eventuali, scatta un accertamento, cioè l'Agenzia delle Entrate proprio emette un avviso di accertamento. Ti spiegano, dato che hai fatto questo, che in data è successo questo, tutto spiegato, eh? Magari qualcuno di voi non ha mai visto un accertamento, per fortuna, e mi auguro che voi non ne vediate mai. Spiegato in data dal dettaglio, ci risulta questa roba qui, il magazzino, dipende se è azienda o persona fisica, e sparano. Ci devi pagare sta roba qua. Esiste l'accertamento analitico con cui l'Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito delle persone fisiche, quindi considera le singole fonti di entrata, reddito autonomo, reddito da dipendente, lavoratore, bla bla bla, e da lì arriva al reddito complessivo. Se l'agenzia riscontra un'incongruenza tra ciò che tu hai dichiarato e da tutti i movimenti e varie entrate che ti hai ricevuto, cioè hai dichiarato 100 e poi dai movimenti sembra che ne siano entrati 200, ci mette poco, ridetermina il reddito complessivo.
su quello che gli risulta che tu non hai dichiarato, ti butta giù le tasse che avresti dovuto pagare, più le sanzioni, gli interessi, eccetera, eccetera. Può esserci anche il metodo sintetico, che viene ricostruito più sulle spese, cioè ridetermina, diciamo così, il reddito complessivo delle persone fisiche con un metodo sintetico, andando a guardare anche le spese che tu hai effettuato. Non hai dichiarato dei redditi, degli incassi, delle plusvalenze e poi giri con la macchina di lusso. C'hai il cagnolino su Facebook, a me è successa sta roba qui, eh. Lo so che non ci credete. C'è il cagnolino su Facebook e solo il cagnolino costa 10.000 euro. Nel caso di società, il sistema è ancora, insomma, più efficace, diciamo così, dal loro punto di vista. Perché sulla base dei controlli effettuati, indagini bancarie, sulla base della contabilità, guarda tutte queste robe qui e secondo loro dicono: ma sta roba è inattendibile, non veritiera. E io non riesco, dice l'agenzia di entrate, effettivamente a stilare, o meglio, a stimare il reddito reale della società in maniera analitica. E quindi parte con un bel accertamento induttivo extra contabile. Cioè, loro prendono dati, notizie, le raccolgono di qua, le raccontano di là. E a prescindere da tu, a prescindere che c'hanno ragione, a prescindere che non c'hanno ragione, dicono: secondo me, a me non mi è chiaro niente di quello che tu hai messo. Ma non è tu fatturavi sta roba qui e invece ne hai dichiarata un'altra? Non è vero? Dimostralo, hai capito bene, a prescindere da tutto. Ecco perché poi all'interno di questo canale c'è un approccio alla tutela del patrimonio. La tutela del patrimonio, ragazzi, va fatta prima. Io capisco che l'imprenditore in Italia è abituato ad arrivare, magari a contattare noi o altri professionisti solo quando c'è il problema, no? Voglio tutelare il patrimonio, è arrivato il decreto ingiuntivo, mi è arrivato un accertamento. Cosa vuoi tutelare? Dobbiamo scappare. Quel caso non stai tutelando, stai scappando. L'assicurazione sull'auto non è che la fai una volta che hai fatto l'incidente, ok? L'assicurazione la fai prima, poi può succedere l'incidente o può anche non succedere. Però in Italia purtroppo si tende a tappare i buchi quando si verifica il problema. E questo è sbagliato. Anche perché l'investire nella tutela del patrimonio è un po' come pagare un'assicurazione. Cioè, non è che tu fai una tutela del patrimonio e tutti i mesi ti costa X. Fai la tutela del patrimonio, investi dei soldi pagando dei professionisti, quelli che tu reputi migliori, più affidabili, eccetera, cioè quelli che ti convincono di più e quello che vuoi, ok, quelli che ti sembrano più sinceri dal mio punto di vista, oltre che preparati in materia. E poi buona, non è che tutti gli anni fai la tutela del patrimonio, capisci? È chiaro che è da sostenere un costo nel tempo, è un costo irrisorio, no? Come un'assicurazione, cioè è 500, 1000 euro l'anno che tu paghi d'assicurazione, un anno puoi fare un incidente, poi per 10 anni non ne puoi fare, però tu sei a posto che qualora dovesse succedere qualsiasi cosa, tu sei coperto. Ci siamo intesi? Spero di sì e spero che sto video vi sia anche questo utile.